Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del salotto della diva, oggi puntata frizzante e molto simpatica perché abbiamo qua con noi un ospite davvero spettacolare, un vero showman, Dado. Ciao Dado, benvenuto, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a te, ciao, buon dì. Allora, ovviamente tu sei un personaggio conosciutissimo, ti abbiamo visto non solo in televisione, ma soprattutto ti vediamo sul web. Però partiamo proprio dall'inizio. Perché il tuo nome Dado? Perché io ho letto qualcosa su questo, su questa, su questo tuo nome, però volevo confermare quello che, che ho saputo. Sì, beh, il nome Dado nasce da un'esigenza perché avevo un gruppo che si chiamava Le Pastine in Brothers e questo gruppo musicale sul, sul manifesto scrivere Gabriele e Le Pastine in Brothers si portava via tanto di quello spazio che mh, serviva un nome un po' più corto e allora grazie insomma a un mio carissimo amico collega che si chiama Massimo Bagnato mentre facevamo un provino eh, per, eh, per un locale che si chiamava il Tale Scout lui disse la, la regista del, del, del locale disse beh questo nome però Gabriele sembra veramente un nome da, da, da azione cattolica da, da chiesa, da arcangelo eh, ci vorrebbe un altro nome con le Pastine Brothers e allora lì Massimo disse ma prova a fare Dado e le Pastine Brothers e da lì effettivamente Dado e le Pastine Brothers eh, aveva un senso anche, anche molto eh, divertente e allora è stato talmente credibile che è diventato dado e da lì dato per tutti. E tu sapevi già fin da piccolo che avresti fatto il comico, che poi, più che comico, diciamoci la verità, tu sei proprio un vero showman perché te la canti, te la suoni e te la reciti. Sì, da piccolo. Ho sempre avuto una passione per, per l'esibizione, eh, che non è essere proprio esibizionisti: era proprio una eh, perché a me, non, a me non interessa mostrarmi, ma mi interessa eh, avere qualcosa da dire. Perché mostrarmi senza contenuti, non, 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 ho, non ho mai avuto le physique du role di uno che si vuole mostrare gli piace apparire. A me piace invece eh, trasmettere il contenuto che ho. Ecco, quindi diciamo che, eh, che poi questa cosa è rimasta un po' nel tempo, e tant'è vero che la mia carriera ehm, anche a teatro insomma, è sempre ricca di, di, di idee. Quando è che hai capito che il tuo format era vincente? Eh, bisogna vedere quale format, perché vincente eh, è una parola molto, molto troppo positiva. Io penso che tutti quanti abbiamo una waterloo nel cuore che, insomma, ci dà, che anche attraverso delle perdite eh, ci, ci fa capire dove dobbiamo raddrizzare il tiro. Insomma, eh. Quindi... Eh, io credo che il, è il format perdente, il format vaterlo che ti dà la misura della tua, della tua vittoria. Comunque io ho detto vincente anche perché eh, nella tua carriera hai ricevuto un sacco di soddisfazioni, tra cui anche il premio Massimo Troisi. Com'è stato aver ricevuto un premio comunque importante, ma era il, mi sembra il 2000. Eh, beh, più che altro è importante per chi non lo sa prendere un premio in una terra straniera perché andare in Campania poi a Napoli all'epoca proprio a San Giorgio a Cremano che è proprio il quartiere dove è nato Massimo eh, fare, un, fare un numero che potesse ricevere il plauso di persone eh, come appunto la popolazione napoletana che era una, un allenamento a vedere, a riconoscere, ad annusare il vero artista. Quella è stata forse un una delle, delle esperienze più, più importanti, perché è, appunto il napoletano è molto selettivo e molto, molto severo, nel senso che, eh, come anche il romano, insomma, di, di persone simpatiche si vedono per strada, di persone che sanno, eh, che sanno parlare, che sanno tenere banco, è pieno, eh, sono piene le strade e i vicoli. Vederne uno sul palco che riesce ad avere una, un gap superiore, e quindi valutarlo e apprezzarlo per, per, la, sua, per la sua preparazione è, è veramente uno dei, ehm, dei, dei, dei trampolini più, più adatti per capire se puoi fare questo mestiere. Quindi diciamo che ancora me lo ricordo come una, una giornata importante. Immagino e tra le tue tante gag, tu sei... Forse è nato quando uh, con, questa, con questa guerra di tirarti sulle maniche all'inizio. Com'è com stata? Come mai questa cosa e come ti è venuta in mente? <ride> allora, è nata perché nel 98, 1998, quindi nel secolo scorso, io mi esibivo in, una, eh, in un parco, il Parco San Sebastiano e, e c'erano dei buttafuori addetti alla sicurezza e io tutte le sere così per far ridere il pubblico, per iniziare la serata ehm, facevo un po' di presa in giro alle cose che vedevo le, insomma, le, e me, mi accanivo tanto su questi buttafuori che erano tutti messi lì con i pettorali insomma li prendevo tanto in giro così per avere... Come dire, una sorta di biglietto da visita iniziale, capito? Sai, iniziare e far vedere subito a qualcuno um, un fumetto serve un po' a fidelizzare il pubblico, iniziare con delle battute dirette su qualcosa che puoi vedere. E io scelsi di, di farlo su questi, questo servizio d'ordine che si è vendicato perché il giorno dopo, i giorni a venire, mi avevano scordato la chitarra sul palco. Quindi, quando poi andavo a prendere la chitarra, la chitarra era tutta scordata. E allora ho detto, ma mi serve un metodo, perché ho detto, non è che allora smetto di prenderli in giro, no, ho detto, per evitare che loro mi scordino la chitarra, io continuerò a prenderli in giro, però la chitarra me la porto sul palco. E allora, soltanto che la chitarra sul palco poi aveva bisogno di essere aperta, di, insomma c'era un, un minimo di, di, di spazio che dovevo coprire, e questo spazio non sapevo, Cosa fare? Dice, vabbè, allora visto che c'è un tempo morto, invece di, di farlo di fretta, di aprire la chitarra, di mettermi a posto, di, perché poi aprire la chitarra significa aprire la, la fodera, tirare fuori la chitarra, mettere la fodera a posto, mettere la chitarra intorno al collo, insomma, sono delle operazioni che le puoi fare anche velocemente, ma sembri ridolini, quindi insomma, doveva essere un, um, un tempo da riempire. E allora decisi di fare una di canticchiare una canzone cambiandogli il testo, insomma la canzone distratta, eh, è proprio quel gesto di preparazione. Chitarra, eh, faccio una battuta, vedo che piace, allora ne faccio due, tre, insomma me la prendo talmente comoda eh, che faccio diventare proprio questo numero di attesa di preparazione un, una sorta, una vera e propria, ehm, insomma, atto unico, eh, comico nella preparazione. E poi si è allungata perché le battute continuavano a, a arrivare. E quindi io, io ho iniziato con le maniche, la manica destra, sinistra, la giacca. Insomma, insomma, alla fine mi ricordo che nel 2003 avevo uno spettacolo in cui iniziavo preparandomi. Poi facevo una canzone e poi continuavo, finivo lo spettacolo rimettendo tutto a posto. Quindi era uno spettacolo completamente basato sulla preparazione e sul rassetto del materiale per portarlo via. Quindi grazie ai, ai Buttafori che mi hanno scordato la chitarra. Parlavi appunto di chitarre e di canzoni. Tu sei stato per un, per un bel po' di tempo il record della canzone più lunga del mondo, 25 ore e un minuto. Cioè, come ti è venuta in mente questa cosa? In realtà io non l'ho scritta eh, la canzone, in realtà era un, un happening con il pubblico perché il pubblico doveva portare il testo. Quindi chiunque avesse con sé eh, fogli con cose scritte, ma dalla poesia alla lista della spesa oppure il libretto della macchina, i documenti, cioè le persone arrivavano sul palco mi davano quello che avevano nel portafoglio in tasca e io lo cantavo e diventava un, un insomma faceva, iniziava tutto a far parte del testo della canzone più lunga del mondo quindi il gioco era proprio questo qua che non aveva eh, c'era un ritornello diciamo da tre, che faceva da 3 d'Unione e tutto il resto era materiale offerto e fornito dal, dagli avventori che si sono Uh, susseguiti per tutta la notte eh, e per, tutta, per tutto il giorno insomma è stata una dico che è stata una sorta di occupazione eh, coatta del, del, dello stadio del tennis del Fuor Italico eh, un po' come si faceva a scuola che si facevano le occupazioni della scuola e poi l'autogestione insomma noi l'abbiamo fatto è nata con quest'idea di occuparlo e quindi rimanere lì a vigilare come si faceva a scuola, ecco quindi insomma è stata, diciamo, un'esperienza un che nasce dalla, dalla forza e dalla gioventù. Oggi a, a 47 anni, eh, stare 25 ore su un palco, io già dopo un'oretta e mezza sento i piedi che, che, che mi fanno male. <ride> L Immagino. E comunque ti sei susseguito teatro, appunto come dicevo prima, televisione, ma anche web, perché è stato bellissimo, secondo me, il format che hai fatto su YouTube e che ho visto che comunque l'ultimo tuo video eh, risale a circa un mese fa, canta la notizia e poi diversi video su YouTube. Com'è il tuo rapporto con il web? Ma è una sorta di, eh, di affaccio, nel senso che Um, il web ti, ti lascia eh, libero di, di offrire un messaggio, un contenuto al pubblico e poi il, il riscontro ce l'hai con, eh, con l'effettiva. Le, Forza della cosa che offri, perché quanta gente risponde, quanta gente viene, eh, viene in contatto col materiale che metti. Che, quindi questo ti dà una sorta di, proprio di, mh, di share eh, reale, cioè vedi in, in, quasi in tempo reale. Quanto quello che hai prodotto è virale. Questa è una, è una cosa abbastanza. Eh, è eh, una cosa abbastanza energetica, cioè ti mette molta adrenalina perché riesci a capire quasi subito quanto una cosa funziona, vedere salire il, il, le condivisioni, salire il, il numero di visualizzazioni. Eh, è anche insomma, molto stimolante, quindi devo dire che mh, fatto il primo, poi c'è voglia di fare il secondo, il terzo, ma diventa una sorta di, 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 di meccanismo irreversibile. E fortunatamente si è, si è fermato grazie anche al Covid, non lo faccio più per adesso. Sì, ho notato, però eh, un mese fa hai uh, cantato con la chitarra la parodia appunto di Aggiungi un posto a tavola per Natale, questo qui era molto 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 grazioso, anzi se ti va io direi di mandarlo eh, per farlo vedere a coloro che non l'hanno ancora visto. E ovviamente invitiamo tutti a seguire Dado su tutti i social. Vabbè. Aggiungi un posto a tavola, ma non lo dia a nessuno. Costo di PCM dal 23 al 31. Ti contano le seggiole e se ce n'è una in più. Ti chiamano l'esercito insieme ai caschi blu. Intanto a te in cucina te se sta fredda il ragù Mio figlio starnutisce sul tiramisù E nonno sordomuto dice Non ce la faccio più Allora, veramente simpatico questo video e altri progetti post-covid cosa, cosa ha intenzione o qual è quello che vorresti fare o qualche progetto particolare? Ma no, io... In realtà sto molto bene così, sto a casa, non esco, eh, so che anche gli altri non escono, stanno tutti dentro. A me mi sta bene se il governo ci desse un po' di, di ristoro eh, per un altro paio d'anni, pure a, ai comici, agli addetti ai lavori, agli attori, alle cose, io. Sono anche d'accordo a farmi altri 2, 3, 4 anni a casa a vedermi tutte le serie televisive perché sono talmente lunghe queste serie che poi non c'hai. È un'occasione per, per leggere libri, per vedere serie che altrimenti lavorando, non avrei avuto voglia di fare. Quindi, io sono molto pantofolaio, quindi, a me, questa situazione del Covid, tutto sommato, ma, mi dà, mi dà un, insomma una sorta di, eh, di, di letto nel quale poter trascorrere il tempo noi però non potremo stare due anni senza Dado uh. io ti ringrazio davvero di essere stato qua con noi ti faccio i miei complimenti in bocca al lupo eh, ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato mi raccomando seguite Dado che è anche su Instagram oltre che su Facebook e YouTube e io a te mando un bacione e un in bocca al lupo per tutto. Ciao, cara. Grazie, grazie a te. Ciao. Grazie per essere stati con noi l'appuntamento è per lunedì 22 febbraio alle ore 19, sempre qua al Salotto della Diva. L'ospite della prossima puntata è una cantante e ha partecipato a Sanremo 1992. Non vi svelo altro, continuate a seguirci. www.esalottodeldiva.com. Un bacione, ciao, a presto. Pretty miss, pretty miss, I'm an ecstasy. See, 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 see.